faccio accontento di chi non vuole stare in camera. Va bene, dai, ciao al Feminist Friday. Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutti voi. Oggi ho preparato per voi un Feminist Friday letterario molto speciale, ovvero ci occuperemo di uno dei libri di cui vi avevo già anticipato qualcosina nel wrap-up di lunedì, ma che penso davvero rappresenti molto per quello che penso sia una letteratura femminista un po' inconsapevole, probabilmente. Stiamo parlando di The Poetics di Elizabeth Acevedo. Questo libro ha davvero moltissimi temi che hanno a che fare con il femminismo, con il rapporto con la religione, con il rapporto con il proprio corpo, con la validazione dei propri sentimenti e delle proprie emozioni, che è un tema un po' complesso di cui magari provo a spiegarvi qualcosa più tardi e poi ne riparleremo sicuramente più avanti, e che avendo a che fare con una ragazza che è di etnia mista, perché è di origine domenicana ma nata in America e che vive ad Harlem, ha anche a che fare con quello che possiamo definire femminismo intersezionale, di cui vi parlo brevemente subito, nel senso che ve lo introduco, poi magari faremo un video dedicato. Quando parliamo di femminismo noi abbiamo la libertà proprio di parlare e di argomentare, in quanto potremmo essere considerate donne privilegiate o comunque che appartengono a una sfera della società che comunque non affronta situazioni ancora peggiori di quelle che stiamo vivendo noi, perché non apparteniamo ad una minoranza. Quindi tutte le battaglie che noi proseguiamo, che sono giuste e legittime, dovrebbero in questo caso anche tenere conto che noi, da un certo punto di vista, abbiamo anche dei privilegi. Sono ovviamente minimi e pochi, nel senso che non è che dobbiamo pensare che giusto perché abbiamo qualche privilegio poi non dobbiamo anche discuterne. Però, rispetto a chi magari appartiene a una minoranza, che affronta difficoltà ancora maggiori e ancora meno diritti rispetto a noi, dobbiamo tenere conto che sì, è giusto dare voce alle nostre battaglie, ma dall'altro ancora più giusto supportare, dare voce a chi fa fatica anche solo ad avere accesso a dei diritti fondamentali come l'istruzione. Quando vi dicevo che c'è chi ne ha ancora meno di diritti, c'è una percentuale altissima di ragazze e di bambine che non hanno nemmeno accesso all'istruzione primaria. Ora siamo nel 2018, quindi stiamo parlando di una situazione tragica e impensabile che ci siano ragazze che non possono andare a scuola, oppure chi appartiene a etnie, chi appartiene ad un'etnia diversa dalla razza bianca caucasica, spesso affronta delle questioni di razzismo unite alle questioni di genere, che sono ancora maggiori rispetto a quelle che viviamo noi come questioni di genere in quanto bianchi, potremmo definire. Oppure una serie, insomma, infinita. Comunque questo è solo un piccolo aspetto di questo libro che va tenuto in considerazione. Però affronta davvero tanti temi, quindi io adesso ve ne parlo e spero che questo sia un libro interessante per voi, anche perché è qualcosa di molto inusuale. The Poetics è scritto in versi, però non versi come potremmo definire noi con la nostra esperienza scolastica. Viene definito slam poetry, quindi qualcosa che deve venire di getto. Allora, questo libro è scritto proprio come se fosse un intero testo di una canzone hip hop, dove viene buttato fuori tutto quello che ci si tiene dentro. Ci sono tantissimi sentimenti in ballo, tantissime sensazioni anche dentro questi versi, ed è davvero molto interessante perché, pur avendo questa costruzione molto lirica, molto poetica, riesce comunque a costruirsi come un, possiamo definirlo, romanzo, perché quello che racconta Xiomara, che è la protagonista, è il suo vissuto di tutti i giorni, quindi la sua situazione familiare, i suoi rapporti e la difficoltà dell'avere questi rapporti, in primis con la madre, perché è una fanatica religiosa che la tiene segregata e che non vuole che abbia un ragazzo, che spera che lei diventerà parte molto attiva della comunità, della sua chiesa, insomma, cose in cui lei fatica però a rivedersi. C'è il rapporto con il padre, anzi non c'è un rapporto con il padre perché è abbastanza inesistente, il padre non parla, non comunica, subisce passivamente tutto ciò che gli succede. E poi c'è una componente molto forte di questo libro che è il rapporto con il fratello e le difficoltà del rapporto tra fratelli, perché il rapporto tra fratelli
quindi non è sempre limpido, è veramente molto complesso a volte. Io mi sono ritrovata molto in questo perché nelle difficoltà anche solo di comunicazione e nel risultare, come dice lei, entrambi speriamo di essere abbastanza per l'altro. E c'è il rapporto veramente molto toccante, difficile, ambiguo con il fratello, perché da un lato è la sua unica spalla contro i deliri della madre, dall'altro è un rapporto che fatica a essere perfetto, anzi spesso non si parla, non c'è quella comunicazione che lei spera perché le possa dare la sicurezza di vivere un rapporto tra fratelli sereno. In più Jomara, che io chiamo così, non sono certa che si pronunci Jomara, comunque in teoria in portoghese la X si pronuncia J. In più c'è il suo rapporto con quello che scopre essere una cosa che le dà sicurezza, ovvero la poesia, e c'è questa professoressa che cerca di portarla dentro il gruppo di poesia della scuola, e lei ovviamente però non sente di essere adatta, né che sua mamma impazzirebbe se solo scoprisse questa cosa qui, eppure lei è bravissima. E in più c'è il primo legame affettivo di Jomara e tutte le difficoltà che questo comporta, perché per quanto lei sia molto felice di aver trovato una persona che comunque con la quale riesce a parlare, dall'altro ha la madre che non può concepire che lei abbia un ragazzo prima del matrimonio, e in più dall'altro ci sono tutti quegli aspetti che entrano in gioco grazie all'insicurezza, quindi ad esempio il rapporto con il proprio corpo, il rapporto con la propria femminilità e che cosa vuol dire essere se stessi e accettare o meno quello che si è esternamente, e anche la paura di dire, pensare, sentire una certa cosa, perché a volte è veramente molto difficile legittimare i propri sentimenti. Se noi ci sentiamo in un certo modo, se noi ci sentiamo in imbarazzo, a volte pensiamo che sia sbagliato questa sensazione, pensiamo che quello che noi stiamo sentendo in questo momento non sia neanche corretto, perché non è giusto che noi ci sentiamo in questo modo, e come queste sensazioni ci facciano sentire sbagliati o nel punto sbagliato. C'è un passaggio molto bello che vi leggo subito, in cui Jomara riflette su che cosa vuol dire essere donna o comunque essere una femmina, perché da un lato la madre ha sposato questo uomo un po' per forza, perché essendo molto religiosa e avendo avuto una relazione prematrimoniale con questo che poi sarebbe diventato suo marito, si è vista anche costretta a sposarlo e avere un matrimonio praticamente forzato, perché non poteva accettare, non poteva essere diverso per lei. Però riversa sui figli le stesse insicurezze che aveva lei, e anzi diventa veramente molto rigida con loro. Jomara vive anche il ciclo come un qualcosa di sbagliato, come un qualcosa che la definisce una persona negativa. E vi traduco questo al volo. E io sapevo ciò che avevo imparato dal momento in cui ho avuto il primo ciclo. Il mio corpo era un problema e dovevo pregare che il mio problema uscisse dal corpo che Dio mi aveva dato, e non volevo che fosse nessun ragazzo a risolvere il problema che io avevo, e volevo addirittura dimenticare del tutto di avere un corpo. E mentre tutti gli altri ragazzi a scuola giocavano ad obbligo verità o qualsiasi altra scusa per avere il loro primo bacio, io mi nascondevo in felpe giganti, io mi nascondevo in un muro di silenzio, provando a trasformare questo corpo in un'invisibile equazione. Cioè, ovviamente qui vediamo come il fatto di avere questo corpo e tutto ciò che ne consegue sia percepito come sbagliato, come se tutto ciò che è naturale per noi debba essere un problema. Sicuramente questo nella storia di Jomara dipende dalla madre, però effettivamente è una sensazione che tanti hanno provato, tutti abbiamo provato più o meno una volta nella vita, come se non potendo controllare quello che ci succede lo trasformiamo in qualcosa di sbagliato da combattere, come anche il ciclo, che è qualcosa che non possiamo assolutamente controllare, perché una volta che succede, succede, una volta che inizia, inizia, non è che puoi fermarlo, viene percepito come qualcosa di negativo, un problema, come dice lei, da tirare fuori dal nostro corpo, e nascondersi diventa la soluzione. E Jomara riflette molto sia sul rapporto con il proprio corpo, anche sull'imbarazzo di vivere quello che esso rappresenta in quanto donna, ma anche su il suo ruolo di ragazza, perché la madre veramente convinta, la convince, cerca di ossessionarla con la sua idea
di donna che deve stare chiusa in casa perché è sintomo di peccato, che deve seguire la chiesa e tutto ciò che può fare in autonomia è sbagliato. E lei continua a ragionare sul ciò che le ragazze si sentono dire, ciò che possono fare, ciò che non dovrebbero fare. Lei dice when I'm told, cioè già quando mi dicono o quando mi viene detto when I'm told to wait, to stop, to obey, cioè queste sono le cose da fare, aspettare, fermarmi e obbedire, perché questa è l'unica cosa che viene accettata nella sua famiglia. Questo rapporto familiare con la madre, che è veramente molto religiosa, la condiziona parecchio, condiziona anche il rapporto con il fratello, che non può ammettere di essere se stesso. Entrambi hanno due relazioni delle quali non possono parlare. Questo sentirsi sbagliato comunque si riflette in Jomara perché diventa la sua produzione letteraria. Lei scopre che grazie all'inchiostro lei riesce a comunicare quello che ha dentro, che, del quale ovviamente non parla mai perché non può parlarne con nessuno, nemmeno con il fratello, perché anche col fratello c'è questo rapporto molto difficile a tratti, perché entrambi devono mantenere dei segreti dalla famiglia. E quindi lei dice una frase molto bella, secondo me: It almost feels like the more I bruise the pages, the quicker something inside me heals. Ovvero, sembra quasi che più riempio la pagina di scritte, più velocemente qualcosa dentro di me guarisce. Quindi la poesia per lei rappresenta questo, una via di guarigione, una valvola di sfogo, un qualcosa che le permette di essere onesta al 100%, in primis con se stessa. Dove non ha paura di dire quello che prova, di registrare quello che le capita e che non trova giusto. Perché in queste sue poesie lei affronta il tema del femminismo, dello slut shaming, del body shaming, perché magari lei ha le cosce grosse, è alta, è goffa, dello slut shaming perché ha baciato un ragazzo e quindi baciare un ragazzo sei la figlia del diavolo. Sua mamma non può accettare che ci sia qualcosa prima del matrimonio. Poi parla anche di sesso, di omosessualità. E parla anche di diversity, perché lei dice nelle mie poesie io parlo di cosa significa essere nera, di cosa significa essere una ragazza nera o comunque di colore. Le mie origini sono diverse, io sono comunque diversa. Lei si sente però sicura nel farlo attraverso la poesia. Si sente sicura nel farlo su queste pagine, perché al di fuori il suo mondo è troppo chiuso per capirle, è troppo soffocante per darle spazio. E io davvero mi sento di consigliarvi The Poetics perché è veramente qualcosa di molto toccante. Ha tanto a che fare con il femminismo e anche di cosa voglia dire rendersi conto di alcune cose co in quanto ragazzi molto giovani, perché è proprio quella fase in cui inizi a mettere in dubbio tante cose, perché il mio corpo è sbagliato, perché quello che provo non può essere accettato dall'esterno, ma io piacerò al prossimo, quello che faccio, le mie passioni, la mia poesia sono valide per il prossimo. Il mio appartenere a una minoranza mi rende comunque una persona che ha un valore, perché questo se lo chiede spesso Jomara e per me è molto interessante. Vi consiglio moltissimo di leggere The Poetics se volete qualcosa di inusuale, sia come struttura, sia come metodo narrativo, perché è veramente come prendere delle coltellate tramite ogni frase. So che è una frase molto, so che è qualcosa di veramente molto duro da dire, però tutte le volte in cui Jomara scrive è come se vomitasse tutto ciò che le è passato per la testa. E penso che molte di noi si ritroveranno nei suoi versi perché vanno a cogliere un'intimità molto femminile in maniera inconsapevole, secondo me, o non del tutto consapevole, e descrivono quel momento della vita in cui il corpo cambia e iniziamo a trasformare anche noi stessi, a volerci definire per quello che siamo. Jomara l'ha fatto tramite la poesia e quello per lei è la sua forma. Noi lo possiamo fare in tante altre, non è detto che lo dobbiamo fare in una forma definita, perché non è detto che per forza ognuno di noi debba incanalare in un solo metodo, in un solo mezzo, quello che è la nostra capacità di esprimerci. Non è assolutamente così, però
davvero è un libro che secondo me è molto toccante e molto valido per tutti gli argomenti che riguardano il femminismo che esprime. Ma non solo femminismo, comunque parla di diversità, parla di religione, parla del rapporto con la famiglia. Comunque io ve lo consiglio, ci tenevo a metterlo nel Feminist Friday proprio perché affronta argomenti che secondo me sono più che legittimi e validi nella discussione. Soprattutto secondo me affronta anche molto bene la questione dei sentimenti, perché a volte quello che proviamo per noi diventa anche sbagliato, perché provare una certa sensazione, sentirsi in un certo modo a volte richiede una validazione, come se sentirsi a disagio sia qualcosa che non ci è concesso. Invece nel momento in cui noi proviamo un disagio profondo non può essere un problema e non dipende da noi. Invece io penso che tutte le sensazioni che noi proviamo, in primis il disagio, sia qualcosa di più che legittimo, perché è giusto che se noi proviamo quella sensazione non la nascondiamo, ne nascondiamo la testa sotto la sabbia giusto per fare contenti gli altri e per non creare disturbo, perché se una situazione ci provoca disagio è giusto parlarne, è giusto discutere ed è giusto che non ricapiti più se questa sensazione per noi è persistente. Volevo ovviamente darvi qualche spunto riguardante questo libro, so che è molto difficile parlarne perché al contrario di una struttura molto lineare come poteva essere Moxie, questo è un rigurgito di Uma davvero, quindi mi sento innanzitutto di consigliarvelo di nuovo perché è veramente molto bello. Giù vi metto tutti i link nell'info box, interviste all'autrice eccetera eccetera, perché è davvero molto molto valido. E se lo avete letto, se avete intenzione di leggerlo, fatemelo sapere. Io avevo l'edizione in ARC, per me sono state 4 stelline e mezzo su 5 su Goodreads, meritatissime, proprio veramente un ottimo lavoro, molto inusuale e molto affascinante. Direi che la puntata di oggi finisce qua e spero di aver fatto qualcosa di utile, che questo mio delirio su questo libro meraviglioso vi abbia incuriosito. Se non l'avete fatto, ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di seguirmi anche sui social, perché il venerdì, come tutti i venerdì, facciamo il Feminist Friday anche su Instagram, quindi mi raccomando, giù trovate il mio link. Se voi postate qualcosa inerente al femminismo usando l'hashtag del Feminist Friday, io vi riposto nelle stories ed è sempre una bellissima iniziativa perché si conoscono anche un sacco di persone che interagiscono tra loro e che parlano tutti i venerdì di qualcosa di molto interessante. Insomma, noi ci vediamo per questa rubrica a venerdì prossimo, altrimenti al prossimo video. Ciao!